Gli indagati sono 13 in totale, 10 in custodia cautelare disposta con ordinanza dello scorso 4 giugno, 7 arrestati in flagranza di reato durante le indagini, assieme ad un totale di 1.600 kg di rame recuperati durante le operazioni. Una banda di romeni residenti in provincia di Roma e di Bari, specializzata nei furti di rame, è stata sgominata dalla Polfer insieme agli agenti della squadra mobile della questura di Arezzo con l'operazione Esmeralda. La banda aveva agito per lunghi mesi nelle tratte ferroviarie aretine e del resto del centro Italia, asportando grossi cavi di rame dell'alta tensione dalla linea terra e di riserva, colpendo nella zona di Olmo, Indicatore Ponticino, San Giovanni Valdarno, Montevarchi e Castiglion Fiorentino. Gli arresti sono arrivati in due precisi momenti dopo che le indagini hanno permesso di individuare i mezzi ed il luogo dove sarebbe avvenuto il colpo. Di giorno una vita regolarissima, da turisti proprio nelle città della Toscana, e poi di notte sopralluoghi e operazioni sui binari. Operazioni chiaramente molto faticose, perché chiaramente si tratta di cavi pesanti da tirare, da sguainare, da arrotolare, da preparare per poi essere portati fuori. Dopo che queste persone avevano asportato il rame, siamo riusciti ad individuare loro i mezzi e il rame, sono stati arrestati in due occasioni, una volta 3 componenti, una volta 4 componenti del sodalizio investigato, e recuperati nella prima occasione 600, nella seconda occasione 1000 kg di rame. La pronta individuazione di questi furti ha consentito di evitare dei disastri ferroviari. I treni continuavano a passare regolarmente, solamente che si creavano dei grossi accumuli di energia elettrica. Questi grossi accumuli potevano portare a dei grossi disastri. Potevano proprio bloccare la linea ferroviaria, e come è successo in un caso, non si è verificato alcun danno, ma chiaramente il pericolo c'è stato un principio di fusione dei binari nei pressi di Figline. Quindi questo poteva portare addirittura proprio a spezzare l'Italia in due per quanto riguarda la rete ferroviaria.